Un super grazie a Carlotta, Duilio, Sara, Simone ed Emanuele che ci hanno raccontato, secondo il loro punto di vista di latinensi che studiano a Trento, cosa dovrebbe cambiare nella nostra città. La realtà qui è, secondo me, stata creata con il tempo e soprattutto è stato frutto di una pianificazione, ma che non è e non si è fermata a quello che è il breve termine, che invece, e questo l'ho sempre detto, è ciò che caratterizza la nostra città. Qui i trentini ce l'hanno la macchina? No. Assolutamente no. E alle volte non hanno neanche la patente, per cui vuol dire che non gli serve. Inutile, la macchina. Assolutamente. Si usa la bicicletta, l'autobus, i piedi, ci sono le stazioni. Da pulire, sì. La macchina. Due anni fa a Trento hanno fatto la Trentino Trasporti a livello provinciale, ha fatto un investimento per sostituire, cioè c'erano gli autobus, andavano bene, funzionavano, si potevi anche sedere tranquillamente, diversamente dalle navette che collegano il centro alla stazione. Loro hanno fatto un investimento per sostituire gli autobus a benzina e mettere quelli a metano. Cioè, quindi... Di tanti? Beh sì. Allora, secondo me la prima cosa da copiare, ma non a Trento, a qualsiasi città medio grande, medio piccola di provincia, è un centro storico funzionante. Che intendi? Che intendo? Penso che le vicende dell'isola pedonale di Latina siano note a tutti, è stata una tragedia, assolutamente, senza, non c'è alcuna giustificazione. Ci siamo resi conto, penso un po' a tutti, che il centro storico di Trento, che potrà anche essere un po' più storico rispetto a quello di Latina, ok. Il centro storico di Trento è un centro storico ben fatto, molto bello, molto bello. Il prezzo e il costo per questo centro storico è proporzionale alla sua bellezza. Il costo del centro storico di Latina, stimato, che poi in realtà non è mai stato poi attuato, è eccessivo rispetto al prodotto finale che volevano proporre. Quindi se dobbiamo far ripartire una città, facciamo ripartire prima il centro, poi dopo. Non mi verrebbe in assoluto, però... Se si è abituati alla bellezza, si è anche educati a rendere il tuo posto un posto bello. E quando io arrivo a Latina, cioè Latina è brutta. Sono arrivata tipo 3 settimane fa con il treno notte, quindi sono arrivata alle 7 di mattina, c'era un cielo plumbeo, era bruttissimo, i rifiuti per terra, il completamente non accogliente. E io ho percepito, sono 5 mesi che sono qui, quindi non mi ritengo assolutamente una persona di Trento, ho percepito una differenza sostanziale in termini di bellezza in primo luogo. E fa la differenza in maniera, cioè non riesco. Parliamo dell'intendenza. Allora, l'intendenza dagli ultimi 2 anni è diventata, non si sa per quale motivo, il ritrovo degli skater di Latina. L'intendenza di finanza sono almeno 3 anni, se non di più, che è transennata. Allora, quelle transenne, perché sta staccato il cornicione? Che facciamo? Le lasciamo là perché? Boh. Certo. Cioè, quello non c'ha senso. Quando passo sotto l'intendenza, ci passo obbligatoriamente, perché da casa mia per arrivare in centro devo passarci obbligatoriamente. Ho paura. Ho paura perché la gente si droga, ma non è che me lo invento che si droga. Ci stanno le siringhe dentro alle transenne. Non è che me lo invento, scarpe rotte, cose. Una discarica in centro. Cioè, ma è una cosa vergognosa. Un sindaco che invita un personaggio esterno e lo accoglie in una città del genere, in una piazza del genere, con l'intendenza di finanza messa così, ma che figura fa? E torniamo al discorso della bellezza. Trento è bella perché è accogliente. Ma perché è bella? Perché se vai in centro ti senti libero, ti senti felice di passeggiare per le strade del centro. A Latina no, perché è un ammasso di cemento e quelle poche cose che avrebbero un valore, una rilevanza storica, vedi le statue a Palazzo M, abbandonate, hanno una rilevanza storica, l'unica a cui possiamo attaccarci, perché è l'unica a cui possiamo attaccarci, abbandonate con la muffa del marmo e nessuno se ne preoccupa. Cioè, nessuno se ne preoccupa. Cioè, perché io devo passeggiare la città, mi giro e vedo una statua con la muffa? Cioè, ti viene il male dentro. Poi dici, perché a Latina stai male? Perché stai male? Cioè, se voi mi chiedete qual è l'unica cosa che vi manca di Latina, la cosa che vi manca di più di Latina, io ti rispondo che è il mare e la lavastoviglie e basta. E Trento è una città sicura. Allora, il fatto che io vada a correre alle 9 di sera lungo l'Adige senza nessun problema, col buio d'inverno, senza veramente preoccuparmi, fa la differenza. C'è un dispiegamento di forza di polizia che noi ci sogniamo, poi magari arrivano davanti al liceo classico, per andare alla via dei pub, io prendo la macchina. Perché
fare liceo classico via dei pub da sola di sera non è sicuro, ma non è che me lo invento che non è sicuro perché abbiamo assistito più di una volta a gente che va in giro con le spranghe, con i coltelli e con quello che è. Qui a Trento non esiste, è tranquilla perché le volanti girano, perché comunque è una città che ti dà la possibilità di stare tranquilla e fare le vasche, perché poi in quello consiste il sabato sera la dinanzi, che fai? Facciamo le vasche alla via dei pub. Stando attenta peraltro a non farmi investire, perché la strada è stata riaperta, è inutile, letteralmente inutile. Cioè, l'attraversamento dal locale della Stoa per arrivare alla Repub non ci sono strisce pedonali se non a Piazza Roma, e anche quello è inutile. Quindi gente che si butta per strada e commercianti che coi tavolini invadono la strada, e quindi se tu sei là che ti bevi una cosa, ti passa la macchina, buono il vino con lo smog dentro. Inutile, cioè quella è una cosa letteralmente inutile. Si stava meglio quando c'era l'area pedonale anche in quella zona lì. Ci va a sentire un gruppo o si fa un poetry slam, che ne so, che è tipo gara di recitazione di poesie, si viene a sentire qualcuno che viene, cioè non è soltanto andare e consumare. A Latina spesso l'uscire e divertirsi si riduce un po' a questo, e a bere, insomma, alla fine stare lì insieme, sì, senza nulla da fare, di cui parlare, su cui interessarsi. E qui torna anche il punto dell'associazionismo giovanile, perché anche il discorso di essere più sicuri, secondo me, non è tutto da attribuire alle forze di polizia, ma anche a determinate politiche sociali che si fanno con le fasce più marginali, ad esempio. Sono impegnatissimi dal punto di vista sportivo, ma tantissimo, e tutti sono impegnatissimi dal punto di vista musicale, sono impegnatissimi. Cioè, hanno una settimana tale per cui la sera, il sabato, non hanno voglia di drogarsi, perché magari il giorno dopo devono andare a fare una partita, magari il giorno dopo hanno l'alternativa, no? Allora, se tu ti inizi a drogare a 15 anni, va da sé che poi rompi il palo davanti alla questura e tutto non cresce. Invece sono ragazzi che crescono in maniera sana, e quindi la città poi è sana perché permette questa crescita, ok? Quindi un ragazzo di 14 anni, ma non ci pensa proprio, ma non sa neanche cos'è una sigaretta. Perché c'è il proibizionismo? No, perché ha delle alternative. E non è da sottovalutare né lo sport né la musica, io li vedo, cioè sono super 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 presi da quello che fanno. E poi anche a scuola, il liceo, hanno già da subito, anzi dalle medie, mille corsi alternativi, mille possibilità nel pomeriggio, per cui non esiste che stanno a casa a guardare il nulla su Canale 5, ok? Trento, che fa 110.000 abitanti, ha almeno 4, di mia personale conoscenza, circoli arci, raggiungibili in 5 minuti da Piazza Duomo più o meno tutti, no? A Latina ce n'è uno, e dove è stato rilegato? Alla fine di via Isonzo. Allora, che senso ha avere un circolo arci che, per quel che mi risulta, ha delle attività almeno interessanti, forse le più interessanti del sabato sera, il tipico sabato sera latinense? Che senso ha avere un circolo arci a 5 km dal centro su una strada iper pericolosa, perché zero marciapiedi, le macchine corrono, zero semafori? Cioè, arrivare al sottoscala in bicicletta è andare a suicidarsi. Impossibile, impossibile, la sera soprattutto, impossibile. Quindi il sottoscala come lo raggiungi? In macchina. Raggiungi in macchina, le macchine dall'altra parte della strada, no? Nella bredella, in una stradina laterale. Per attraversare non ci sono attraversamenti pedonali, non ci sono neanche le righe per terra, dove si parcheggiano le macchine, arrivare al sottoscala ti devi lanciare, nella speranza, nel momento in cui non passa nessuno, perché sennò resti sotto. In altre città del nord Italia l'acqua non si compra, l'acqua si beve dal rubinetto perché si paga mensilmente una tassa per la depurazione, che tra l'altro è irrisoria perché si tratta di 5 euro, una cosa del genere, e l'acqua è buona e pulita, e soprattutto c'è un servizio di gestione di tutti quei servizi fondamentali, quale acqua, energia, gas, che è anzitutto dato ad una sola azienda. E quindi già qui c'è un risparmio in termini di spese dirigenziali che non è poco. E poi c'è una puntualità e un'attenzione verso il cliente che, se per sbaglio si scorda di pagare la bolletta, come è successo, ti chiamano il giorno dopo, ti inviano il messaggio. Latina Ambiente o Acqua Latina, il messaggio o la chiamata non la fa perché ha l'interesse di riscuotere quello che è l'interesse aggiunto per il ritardo, per la mora, ed è dimostrativo di come sia poi tutto il resto, perché però questa è la realtà. C'è una città che ti offre l'acqua e non te la fa pagare, e ti fa pagare 5 euro. Si chiama acqua del sindaco, se tu vuoi chiedere l'acqua del rubinetto è gratis, perché quella si chiama acqua e te la riempiono con l'acqua del rubinetto. L'acqua del sindaco.
Io non ho Berrera qua nel seno. Il teatro di Latina adesso non mi sono più informato sulla vicenda, io ero rimasto che stava chiudendo. È ancora chiuso. È ancora chiuso, ecco. Io e Giulio paghiamo 50 euro per l'abbonamento annuale del teatro. 50 euro penso facciamo 12-13 spettacoli di più. Sì, ma... perché voi siete studenti, perché quindi siamo avete studenti, sotto i 20, anzi, perché siamo sotto i 26 anni. È una convenzione per i minori di 26 anni. 50 euro, 12 spettacoli, non voglio esagerare, penso 12 spettacoli. Sì, circa.